Sono qua con Lisa Corva, giornalista di Grazia e scrittrice, appena pubblicato Confessioni di un'aspirante madre per Sonzogno. Lisa Corva, quanto è importante partecipare a un festival letterario per uno scrittore? Per me moltissimo venire a Matera perché sognavo di venirci esattamente da un anno, da quando ho letto che c'è stato il primo Women's Fiction Festival. Non volevo altro che mettere piede in questa città per parlare di letteratura, di rosa e di donna, per cui per me è meraviglioso. È vero che Lisa Corva assomiglia a Emma, la protagonista del tuo primo romanzo, Confessioni di un'aspirante madre, molto meno di quanto pensino le sue amiche e molto di più di quanto sospetti il marito? Assolutamente sì, molto meno di quanto pensino le mie amiche, ma ahimè, le mie amiche si sono anche riconosciute nelle altre protagoniste del libro. Sarà un bene o sarà un male? Ho fatto firmare una liberatoria alle mie amiche prima che il libro venisse pubblicato perché non volevo denunce da parte delle amiche. Perché il libro è anche una storia di amiche, una storia di tre amiche, oltre a essere la storia di un'aspirante madre che è Emma, appunto, la protagonista del libro. Ci puoi parlare del sito che hai aperto in seguito all'uscita del libro? Il sito è www.aspirantimadre.it ed è sul retro della copertina del libro e dal giorno 1 dell'uscita in libreria ricevo tantissime mail, soprattutto di aspiranti madri da 25 a mamme tardive, di ragazze che sono anche solo aspiranti fidanzate, di già mamme, di donne che hanno comprato il libro e che vogliono parlare e non solo del fatto di essere aspiranti madri, ma comunque ritrovarsi e chiacchierare. Io rispondo a tutte, ormai è diventata un'ossessione, tanto che mio marito pensa che io abbia un amante, perché l'ultima cosa che faccio la sera prima di andare a dormire è aprire il computer e Rispondere alle rispondere mail. alle lettere, ma non è vero, rispondo solo alle mie lettrici. Cosa è cambiato nella tua vita dopo aver inventato Emma? E aiuta sicuramente, consola, è stato liberatorio perché per me è stato liberatorio e credo anche per tutte le ragazze, per tutte le donne che l'hanno letto. E cosa è cambiato nella mia vita? Mi sono comprata dei vestiti nuovi anche per venire a festival letterari come questo. Molto bene. Ciao Lisa.